Sei partito? Sì. Allora, una diretta un po' improvvisata. Vediamo se allora, i primi amici che si collegano. Sì. Intanto, buongiorno a tutti. Sì. Siccome oggi siamo io e Luciano da soli, non c'è mio figlio che non ama il risotto. Finalmente abbiamo deciso di farci un risottino con le verdure. Lui, puoi mica dare una ciotolina che ci mette un po' quelle cose più dure che non uso? Un po' ciotolina. E abbiamo deciso di preparare insieme un risotto con gli asparagi. Ho trovato degli asparagi viola buonissimi e le zucchine, che avevo tre zucchine tristi in frigo, che sono qui. E ci prepariamo un bel risotto. Ho già preparato il brodo e ho detto perché non prepararlo in diretta insieme a voi. E quindi vi tengo compagnia fino all'ora di pranzo, che un risotto ci vuole circa 20 minuti a prepararlo. Come vedete, sto per prima cosa tagliando a rondelle, dopo averli puliti bene, un po' di asparagi. Come dosi li potete un po' regolare a seconda delle verdure che avete in frigo. Potete mettere più asparagi, potete mettere più zucchine, potete mettere anche altre verdure, quindi li regolate. Come riso, la quantità che io metto a testa sono 80-90 grammi, dipende da quanto condimento e quante verdure anche mettete, perché poi aumenta il volume. Lascio le puntine un po' più lunghe, vedete, così poi le mettiamo, rimangono più belle alla fine, quando devo fare anche la foto, perché questa è una ricetta nuova che non c'è ancora sul blog e la scrivo oggi pomeriggio. Allora, io non vedo niente, Luciano è andato di là, quindi io parlo a caso. Ecco. Allora, cominciamo il nostro risotto. Intanto parliamo un po' dei risotti, che sono una preparazione meravigliosa. Allora, ho preparato le rondelline di asparago che poi mi servono dopo. Poi ho pesato il riso ho detto 90 grammi a testa, perché mangiamo solo questo. E poi ho preso anche le zucchine, ma le tagliamo dopo perché sono più tenere. Adesso, per prima cosa, per preparare il risotto, facciamo un piccolo soffritto con la cipollotta. Abbasso un po' il fuoco qua, ok, metto l'olio e il cipollotto. Ho preso un cipollotto di Tropea, che sono molto dolci e molto digeribili. L'ho tagliato a fettine, anche non troppo sottili. E adesso lo soffrigo un pochino. Allora, per i risotti, primo trucco, sul mio blog trovate tutti per cucinare bene i risotti. Il primo trucco è quello di utilizzare una pentola come questa, piuttosto larga e dai bordi non troppo alti, in modo che... Buongiorno, sono arrivato! Si vede che ci sono? Sì! Allora, Benedetta, ciao da Spagna, buongiorno, e viva la Spagna! Poi, Milena, i risotti con verdure sono top piatti unici, verissimo. E noi oggi piatto unico, un po' di frutta Antonella, e via. Antonella dice, buongiorno a voi, bravissimi sempre, prenderò spunto. Bene, scriveteci dove siete, dalla Spagna, l'Italia, scriveteci dove siete. Poi questo video lo carichiamo sì. Anche su YouTube. E soprattutto, oggi scrivo la ricetta, perché che non ce l'ho. Niente, seguitemi anche su YouTube, tanti filmati da Fabriano, che anche se poi mette anche le gite, mi raccomando. Sì, allora, non frigge ancora, scusate, dovevo scaldarlo prima, ma è stato tutto un'improvvisazione. Ah, ecco, mentre frigge il cipollotto, vi parlo di un'altra cosa che ho preparato, che è il brodo. Allora, si può usare, alcuni usano il dado vegetale, quello fatto in casa per preparare il brodo, o anche quello comprato, magari biologico. Io ho preparato un brodo vegetale, ho messo a bollire per un'ora una carota, un gambo di sedano, una cipolla, ci ho messo due pomodorini, un po' di basilico e un po' di prezzemolo, per un'ora, con un po' di sale. Per utilizzarlo sul risotto deve essere bello bollente, vedete che fuma. Posso fare qualche domanda? Sì. Benedetta dice che il soffritto andrebbe fatto col burro, è vero? È vero, però io volevo fare una ricetta un po' più leggera.
e con le verdure utilizzo spesso l'olio extravergine di oliva, però spesso lo faccio anche con il burro, soprattutto quello alla milanese. Ecco, Patrizia dice: io uso gli asparagi selvatici. Ah, a trovarli. Io ho trovato questi di Albenga e sono buonissimi anche questi, anzi sono asparagi ottimi questi, viola, costano anche un sacco, vanno bene anche quelli verdi, quelli selvatici sono meravigliosi. Questa ricetta, adesso io vi metto asparagi e zucchine, ma potete mettere solo asparagi, solo zucchine, aggiungere le carote, aggiungere dei carciofi, adesso non è la stagione. Adesso il cipollotto sfrigola, aggiungo le rondelline di asparago. E le punte anche. E le punte. Tira giù la cipolla che è sul bordo, che meno. Dov'è? Lì, bene, giù. Seguiamo i consigli. Se non ci fossi io, se non ci fossi io. Lui è bravissimo a mescolare il risotto, infatti qua ce lo mettiamo qua. Ci invertiamo un po' i ruoli. Sentite che bello. Buon pranzo da Nunzia. Ciao Nunzia! Io nei risotti di verdure metto un pezzetto della verdura per caricare il gusto. Io come abitudine nei risotti di verdure metto anche un pezzetto della verdura per caricare il gusto. Bene. Ah, nel brodo, sì. Ottima idea! Milena, brava! Un asciugamano per asciugarmi un po' le mani. Ti do uno scotch? Sì, ce l'avevo. Tac. Grazie. Che uomo meraviglioso! Brava Patrizia! Brava! Che si fa fatica, il volume è un po' basso, si fa fatica a sentire. Ah, mettiamo il microfono. Proviamo a mettere il microfono. Sì. Anche se. Ma io ho sentito questo. Ah, allora no. Se no poi viene diverso l'audio nel video. Ecco qua. Adesso che i nostri asparagi sono già un po' soffritti, perché sono un po' più duri delle zucchine, tagliamo anche le zucchine a rondelle. Così poi aggiungiamo il riso, a tostare anche il riso. Ecco qua. I risotti con le verdure sono buonissimi. A me piace anche bollito, con le verdure bollite nell'acqua, tipo a quadrotti. E poi condito con solo olio, magari un po' di curcuma. E ho messo la ricetta qualche giorno fa, veramente buono. Facciamo un esperimento all'amico, vediamo un po', c'era un amico qua che diceva. Allora, accontentiamo. Allora, arrivo. Francesco Pogliazza, allora, faccio un esperimento, dimmi se senti meglio, Proviamo se sente meglio Francesco. Scusate, adesso ho dato una magna. Devo passare sotto il tavolo a prendere il microfono. Porca miseria, sto facendo un casino. Sto facendo. Allora, no, te lo lascio lì così. Ah, ok. Ecco. Asparagi mi chiedono se ci va l'aglio. Io ci ho messo il cipollotto, io con l'aglio non sono proprio, non ho un rapporto positivissimo con l'aglio, ci può andare anche l'aglio, poi va tolto, si mette intero a soffriggere e poi va tolto. Io preferisco nei risotti la cipolla, ma in generale l'aglio non lo digerisco tanto, soprattutto crudo, ma chiaramente ognuno di voi può variare come meglio crede. Bene, adesso che le nostre verdure sono un po' passate nell'olio, mettiamo il riso. Questa è una delle parti fondamentali della nostra ricetta, la tostatura del riso. In certe ricette addirittura il riso va, quando non ci sono le verdure, va tostato senza olio nella pentola. Adesso io aggiungo il riso e aggiungo un po' di sale, perché così il riso rilascia subito l'amido, il brodo non lo fa più troppo salato, rilascia subito l'amido sbattendo contro le pareti e alla fine, mescolando, alla fine il risotto rimane più all'onda. Allora, aspettate, io cerco di migliorare ancora la visibilità. Se vuoi venire anche un po' sopra. Aspetta, così. Facciamo una cosa.
Ecco, asparagi metto burro, cipolla. Va benissimo. No, Ecco qua, il nostro riso sta tostando, fa un profumo pazzesco. Ecco qua. No, lo cerco di riprenderlo anche un po' più da vicino. Ecco. Allora, voilà. Adesso che il riso ha tostato un minuto e mezzo, aggiungiamo il vino bianco. Questo è un falanghina, buonissimo. Bisogna usare un vino buono, eh. Si vede a me. Sì, sì, abbastanza. Come abbastanza? Sì, ci sei. È un po' più basso sulle gambe. Cioè, faccio squat con di ginnastica. Bravo. Allora, adesso il vino, alzo un po' il fuoco, perché deve evaporare. Quando è che è evaporato? Quando non si sente più l'odore di alcol nell'aria. Quindi ce lo dice Luciano, quando che lui c'ha il fiuto. Allora, c'ha un fiuto, sì, lui. C'ho un fiuto. Senti, Benedetta dice, qua in Spagna il procedimento del risotto è tanto diverso, sapete, si fa soffriggere nella paella, con due mani, poi si mette quantità di brodo, non si tocca più, resta il fondo un po' attaccato e la superficie poi si dora in forno. Io sempre dico che in Italia coccoliamo il cibo. Sì, poi per esempio ci sono... Lo lasciano andare, capito? Sì, è un po' un modo pilaf, no? Sì. Alcuni lo mettono in brodo, nel brodo, in forno, e praticamente cuocendo il riso si assorbe il liquido. Ok, adesso siamo pronti, perché non sa più di vino, e iniziamo a mettere il brodo bello caldo. Il brodo andava filtrato, ma... visto che comunque con le verdure il brodo va aggiunto poco per volta, in modo che sempre caldo, in modo che il riso se lo assorba piano piano. Patrizia, sì, mangiamo poi tutti il brodo. Sì, dico il brodo, il risotto, dice, così avete, poi finiamo la diretta e pronto. Sì, ho detto, preparo da mangiare per pranzo in diretta insieme a voi. Mi sono anche sporcata di olio. Ho fatto un disastro, ho voluto mettermi la camicetta, una delle mie camicette preferite, e l'ho unta. Rovinata, ci mettiamo il burotalco e poi oggi la pulisco, la lavo. Ecco qua. Adesso, mano a mano che il risotto si assorbe il brodo, io continuo ad aggiungere più o meno a seconda del risotto. Ci sta 13, 14, 15 minuti, se quello semi integrale. Allora, girare io e sì, tu invece raccontare un po'. Un po' di cose. Allora, penso io, tu stai fermo, ti faccio io. Le tappe. Ah, mi metto il borotalco. Ecco. Allora. Il food blogger Luciano, sono un po' più alto di Renata, allora magari vado fuori camera. Volevo che Renata vi raccontasse che i prossimi giorni cominciamo un po' a girare, visto che si pare si possa, insomma, sul territorio a presentare il libro, e saremo a Rapallo, giusto? Allora no, domani a Voghera. Domani Voghera, tutti gli amici di Voghera, Pavia, Milano, se avete piacere di incontrarci, per noi sarà un onore. Sì. Allora, siamo scritto su Facebook, aspetta che ci guardo. Sì. Vabbè, sulla mia pagina Facebook c'è alle 6, c'è l'indirizzo preciso che non me lo ricordo. Allora, via Cavallotti. Via Cavallotti. Via Cavallotti a Voghera. A Voghera. Presso l'associazione Voghera è. Voghera è, che aveva anche Luciano presentato i libri. Sì, l'associazione culturale è molto vivace, molto... Esatto. E poi altre tappe. Poi saremo a Rapallo. Mi guarda preoccupata. Sì, perché poi interroga. Allora saremo a Rapallo. Quando? Che giorno? Il 26, che è sabato prossimo, alle 5 nella zona del mercatino rionale, quello in centro. Perché è un'iniziativa in cui presento il libro, ma in realtà parleremo di pesto e di ripieni alla genovese.
quindi è più una chiacchierata, lo presenterò anche il libro. Potreste però è, venire, più, una è molto interessante. Un po' di riviera, un po' di mare, bevete una cosa, alle 5 ci vediamo, siamo lì. Ci sono degli esperti, dei ristoratori, ecco. Si parla proprio di piatti liguri. E mi hanno invitato, io vado molto volentieri. Se avete piacere, sì. poi stiamo organizzando a Cogne. In Val d'Aosta, spero anche ad Aosta di organizzare delle presentazioni in qualche comune della Val d'Aosta e poi se avete delle idee io sono disponibile. Ah, abbiamo già una data per gli amici, c'è molto tempo ancora perché stiamo parlando di autunno, ottobre, però in Valpolcera, nella nostra valle, arriva Rolo dopo lavoro ferroviario il sabato 2 ottobre eh? Sì. Allora, 2 ottobre, vediamo se lo trovo. Esatto. Sembra che sia il 2 ottobre, aspettate che ci mandiamo. Intanto il nostro riso continua a cuocere. Voi preferite il riso o la pasta? Io non lo so. Allora, 2 ottobre, secondo ottobre. Poi c'è anche un'altra novità importante che non ti sentono gli lupi. No, silenzio, non abbiamo visto. Sborbotti! Devi metterlo in agenda. 2 ottobre. Poi comunque ve lo comprobiamo. L'altra cosa invece, che è una novità decisa ieri, è che Renata farà dei corsi di cucina. Sì. Quindi dal vivo. E avrò bisogno di voi, chiaramente per i genovesi, ma magari faremo qualche diretta. Sì. E, a Villa Perla, che è nella zona sotto il Ponte Morandi, dal Ponte Morandi. Abitavo io. Nella zona Ikea. Zona Ikea. E di Genova. E lì hanno una cucina meravigliosa che io spero di riuscire ad usare. E mi dovete dire come. Perché quali sono magari gli argomenti, per esempio possono essere i risotti oppure alcuni modi per usare la pasta matta, o adesso io ho immaginato sì, devono essere esatto, cose, pesci, non lo so, vediamo. E quindi chi volesse ci sarà l'inaugurazione della stagione autunnale il 17 di settembre, dopodiché ci saranno almeno fino alla fine dell'anno due corsi con Renata in persona a Villa Perla Service, quindi presso la struttura del BIC, per chi è della zona lo sa, praticamente sotto al nuovo ponte, ecco, quella struttura nuova, bellissima, una sede stupenda, pulita, meravigliosa. Villa Perla Service, con Renata. E poi ho un'altra novità che però ve la darò tra qualche giorno. Perché probabilmente mi occuperò di nuovo un po' di uno dei miei temi preferiti, che è la fauna selvatica, la biodiversità, perché sono stata contattata da un'importante fondazione, che è Fondazione Una, con cui probabilmente faremo delle cose insieme, e sarà un'occasione anche per, oltre che parlare di blog, parlare di natura, fare delle uscite anche nei parchi e visitare il territorio e tutti gli aspetti che ci interessano. Fra l'altro, sulla selvaggina c'è anche un discorso legato alla cucina, quindi comunque in qualche modo sarà un'occasione per parlare. Allora, c'è una signora che si è già iscritta al corso. Bene. Aspetta, vediamo. La Benedetta che viene in Spagna dice quando viene lei, ho letto da qualche parte, sono tutti i commenti. Farne uno quando vengo io, dal 24 luglio immagino all'Occa d'Orso, purtroppo. Li farò ottobre e uno dicembre. A dicembre. Però dai, ti coinvolgo lo stesso in qualche modo. Adesso, avremo qualcosa, cosa facciamo? Vabbè, io direi che adesso il risotto è quasi cotto, ma ci vorranno ancora 10 minuti, non volevo tediarvi in mezzo al fumo. Quanto fumo! Ecco, come lo chiudi poi? Allora, il risotto va servito all'onda, quindi non troppo asciutto, quindi l'amido adesso, vedete, sta facendo già la cremina, non so se si vede. Sì. Aspetta, facciamo una cosa. Non è ancora pronto.
Adesso io lo assaggio con un cucchiaino. Aspetta. Ecco, il primo piano. Sì, sì, io lo assaggio. È duro. Allora, diciamo che possiamo. Allora, deve essere servito all'onda con questa cremina, no? Laura Bruscali dice domani sei a Voghera. Domani, no? Sì, siamo domani a Voghera, Laura, in via Cavallotti. Dove c'è Voghera? Che ora è? Alle 18. Alle 18. O 18:30. Comunque, guarda sulla mia pagina, c'è un post. Questo bel risottino. E poi lo manteco alla fine, quando è ancora all'onda, con un po' di parmigiano. Però potete anche mettere dello stracchino, anche altre cose, oppure lasciarlo totalmente vegetariano e aggiungere della curcuma, per esempio. Ecco, visto che vedo l'Emanuela, che è la mamma di Camilla, mi è venuto in mente, andate a vedere, se avete voglia, sulla mia pagina, Luciano Ricci, e i miei libri di Facebook, ci sono delle foto incredibili di un amico, vengo di qua, di un mio amico, che è un artista del legno, fa delle cose piccolissime, ha costruito un'aula scolastica 80x50 e sugli scaffali di questa aula, la tua aula scolastica, la sua aula scolastica, e ha fatto dei libri 3 cm per 2 con la copertina con Camilla, che è il personaggio che ha ceduto l'immagine a Babadocchia, il mio penultimo romanzo, che l'ultimo è Anomalia del Padre. Ecco, andateci a vedere queste cose, incredibile, una capacità manuale pazzesca, veramente. Della gente che fa delle cose. I miniaturisti. Sì, ma fa delle cose incredibili, alle 18, okay. Laura conferma alle 18, perfetto. Ciao Manuela, saluta, un bacione alla mia Camilla. Ieri ero con Cristina, a proposito, con Cristina Corti, che eravamo da Lux Bagnara in via 20 settembre, che hanno fatto un'iniziativa di donne imprenditrici, forse ne farò una anch'io poi, e c'era anche Cristina con le sue foto meravigliose. Beh, direi che basta, chiudiamo, allora. No, ci siamo quasi, tra 5 minuti è pronto, così io poi faccio la foto, oggi vi scrivo la ricetta, vi mando un bacio, stiamo facendo un sacco di video per Giallo Zafferano, per blog Giallo Zafferano, che pubblicherò su Facebook tra un mese, un po' più di un mese, però nel frattempo metto i reel, sapete, quei filmati brevi che metto secondi, sia su Facebook che su Instagram, soprattutto su Instagram, fate girare e seguitemi su Instagram, grazie, che è molto importante. Ciao a tutti, ciao. Tanto tu gira, non farlo bruciare, Si è attaccato, no, scherzo. Muchos besitos a todos. Buenos días, benedetta. Buona suerte.